Buongiorno, ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale Giacone XVapo. Con l'arrivo della bella stagione ovviamente arrivano i liquidi ice e oggi abbiamo i nuovi 4 targati Vapor Art, i Vapor Ice alla Coca-Cola, Amarena, Menta e Anice. Allora ragazzi, Vapor Art fa uscire 4 liquidi nuovi ispirandosi ai ghiaccioli che in estate tutti mangiamo, a 4 singoli gusti: amarena, Coca-Cola, menta e anice. Formato mix and vape 50+10. Ora li proverò su 2 dispositivi da Flavor e 2 da Cloud. I due gusti prettamente che già di loro sono freschi di natura, quindi la menta e l'anice, li proverò su 2 dispositivi da Flavor per avere meno effetto rinfrescante. Gli altri 2 invece li proverò su 2 Atom da Cloud in dual coil. Iniziamo con Frozen Mint. All'olfatto si sente una bella menta peperita, più che ispirata al ghiacciolo alla menta, mi sembra più una granita la menta. Dead Rabbit SQ, coil da Flavor, 50 watt. Oh, mamma mia, devo dire, già dalla confezione Vapor Ice potete capire che con l'ice ci sono andati giù parecchio, dovendo assomigliare a dei ghiaccioli. Con l'ice ci hanno caricato parecchio. Allora, ice, parecchio, tanto ice, e una menta peperita molto 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 forte. Questo qui io faccio fatica a svaparlo, ma perché non mi piace molto la menta e perché comunque è una menta molto forte e molto ghiacciata. Molto buono, perché la parte di menta è veramente una menta eccezionale, però non è nelle mie corde. Per me è un voto 6 questo, ma agli amanti della menta questo qui gli piacerà veramente veramente tanto. Passiamo all'anice, sempre Dead Rabbit SQ col compresso da Flavor, 50 watt. Questo all'olfatto sembra veramente di scartare il ghiacciolo all'anice che io mangiavo quando ero bambino e ne diventavo matto. Wow, questo è molto buono ragazzi, questo è veramente eccezionale. Allora, parecchio comunque ice, la parte di anice è molto molto buona, sembra proprio veramente di mangiare il ghiacciolo all'anice. A questo gli do un bel 9 perché è fedelissimo al ghiacciolo all'anice che io mangiavo da bambino. E la parte di anice, nonostante tutto, non è molto balsamica, comunque non è molto, è piuttosto, è molto zuccherina come anice. Se vi piace la sambuca col ghiaccio, questa ve la può ricordare, oltre al ghiacciolo. Passiamo agli altri 2, adesso andiamo in cloud, andiamo con la Coca-Cola, ghiacciolo alla Coca-Cola, Tengu RDA, un dual coil con aria leggermente ristretta, quindi un cloud chiuso. Anche questo fedelissimo all'olfatto, sembra veramente di scartare il ghiacciolo alla Coca-Cola. Qui alziamo un pochino, andiamo a 70 watt. Buono. Allora, devo dire che qua sarà perché forse magari il dual coil, però la parte di ice si percepisce un po' meno, si sente molto bene la parte di Coca-Cola. A me, più che un ghiacciolo la Coca-Cola, mi ricorda tanto il Calippo la Coca-Cola. Questo validissimo, 9. Ora passiamo all'ultimo, che è l'Amarena. Questo, più che il ghiacciolo all'Amarena, sembra di annusare lo sciroppo puro di Amarena, quello tra virgolette della Fabbri, che si compra nei supermercati e lo diluite nell'acqua. Uguale Dead Rabbit V2, ma con l'aria a foro anidro d'aria, dual coil complessa, 70 watt. Buonissimo anche questo. Qui la parte di ice si percepisce un pochettino di più rispetto alla Coca-Cola, però è molto buono perché l'Amarena è molto 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 dolce. Qua ricorda veramente tanto il ghiacciolo all'Amarena. Buoni ragazzi, se vi piacciono gli ice ve li straconsiglio. Purtroppo la menta non fa per me, ma perché
già la menta nello svapo, mi piace la menta al di fuori dello svapo, ma nello svapo non la gradisco tanto. Ecco qua, i 4 nuovi Vapor Ice, Arctic Sherry per la marena, Frozen Mint per la menta, Polar Cola e Star Anise. Va bene ragazzi, vi saluto, ovviamente seguiteci su tutti i canali, ci vediamo col prossimo video, va bene, ciao!